Presidente, l'inaugurazione di un anno accademico è di per sé sempre una buona notizia. Stare a Camerino con Tajani in un contesto che richiama tutti, la regione anche, a fare di più e meglio per la ricostruzione. Beh, l'apertura anno accademico a Camerino sono 3 anni che ha delle belle presenze, perché abbiamo avuto il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, adesso il Presidente del Parlamento Europeo. Dal punto di vista simbolico è il segno di una grande presenza delle istituzioni, che sono consapevoli che qui si riesce a raccontare in maniera forte quello che è successo nelle Marche. E la riscossa dell'Università di Camerino sul modo di reagire alle difficoltà, aver mantenuto gli studenti, essere stati in grado di garantire le lezioni, di non perdersi mai d'animo pur nelle difficoltà, è un fatto molto forte. E la presenza, la vicinanza di queste istituzioni non può che aiutarci, darci fiducia per il lavoro che tutti i giorni facciamo insieme all'università, insieme ai sindaci, insieme al territorio, con l'obiettivo di vedere queste opportunità, questa terra veramente rinascere. Sergio, per gli studenti continuate a studiare a Camerino, a venire a Camerino, una delle più antiche università italiane ed europee. Bisogna far conoscere di più quello che fa l'Europa, bisogna certamente migliorare il rapporto con i cittadini. Abbiamo rifinanziato Erasmus, che è uno strumento per far conoscere meglio l'Europa e permettere ai giovani di studiare in diverse università. Abbiamo anche finanziato Erasmus per giovani imprenditori, che è un'opportunità che diamo ai giovani di poter avviare attività imprenditoriali. Questo è il problema dei problemi, la formazione e la capacità poi di poter esprimere le proprie capacità. Questa è un'altra risposta che abbiamo dato. Abbiamo investito nel prossimo bilancio comunitario circa 120 miliardi di euro nel settennio 2021-2027 per innovazione e ricerca. Questo è un segnale di fiducia anche verso le università.